Finisce 4-3 la partita di questa sera, direi che vi rimanete un po' con l'amaro in bocca per come è finita. Poteva andare meglio, soprattutto nel primo tempo siete andati in vantaggio 2-0, poi c'è stato un blackout, avete subito il 2-2, nel secondo tempo avete preso altri due gol ma non siete appunto riusciti a ribaltarla. Sì, la partita è iniziata bene per noi, poi c'è stata qualche svista arbitrale, qualche errore di troppo nostro, molto probabilmente siamo ancora sulle gambe della preparazione, non siamo ancora pronti. Forte loro, agguerrita, il risultato è stato giusto. Sì, a mio modo di vedere nel secondo tempo, quando dovevate recuperarla, siete stati forse... avete fatto un po' troppi falli, un po' troppa tensione da parte vostra, secondo me può essere una giusta deduzione. Sì, sì, sicuramente. Quando siamo andati sotto di 4-2 ci siamo un attimino innervositi, eravamo davvero un po' troppo agitati e ci è sfuggita di mano la situazione, abbiamo preso un po' troppi cartellini, abbiamo iniziato a fare un po' troppi falli ed è andata male. Sì, infine ti chiedo quali sono le tue aspettative per questa stagione, com'è la situazione della squadra in generale secondo te? Aspettative a stagione, come ogni anno, quella di fare un buon campionato, se poi i risultati arrivano staremo davanti, se no metà classifica, non la retrocessione sicuramente. Siamo comunque una squadra formata l'anno scorso con qualche nuova entrata e staremo a vedere. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Ciao.